Ieri sera si è tenuto un evento importantissimo per Bitcoin, che è diventato famoso e conosciuto perché dentro c'era Elon Musk, ma al di là di lui c'erano altre personalità molto influenti e soprattutto dedicate allo sviluppo, alla divulgazione e all'adozione di Bitcoin. Era un evento tenuto esclusivamente in inglese, molto lungo, e quindi ho deciso, anche su vostro feedback, di raccogliere un po' di appunti che mi sono preso durante l'evento stesso, fare un riassunto e condividere con voi le cose più importanti che sono state dette ieri. Vi chiedo scusa in anticipo se ogni tanto mi girerò a guardare lo schermo, ma ricordarmi tutto a memoria è impossibile, anche perché ci sono delle citazioni specifiche molto importanti che vorrei riportarvi. Quindi ogni tanto appunto leggerò quello che mi sono tenuto da parte e iniziamo subito a vedere gli highlights, i momenti salienti del B-World. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. B-World è un evento che ha visto partecipare, oltre a Elon Musk, noto più che altro perché con Tesla è stato il primo a detenere sui suoi balance sheet, quindi come liquidità aziendale, come asset aziendale, dei Bitcoin, che come vedremo tra poco ha ammesso di detenerli anche con SpaceX. Poi c'era Katie Wood, che è la CEO di ARK Investment, un fondo molto importante che è stato pionieristico su Bitcoin, vuole addirittura lanciare il suo ETF, è uno di quelli in lista per l'approvazione della SEC ed è sempre stata favorevole a quella che chiama Disruptive Economy, quindi quella nuova forma di economia che si basa proprio sul sovvertire quelli che sono i canoni tradizionali che abbiamo sempre conosciuto. Poi c'era Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, nonché di Square, azienda di pagamenti elettronici, sotto la quale è stata creata anche l'applicazione Cash App, molto famosa in America perché permette di acquistare direttamente Bitcoin dal telefono, nonché inviarli con estrema facilità e bassissime commissioni. Si è discusso principalmente di topic quali i miti che circondano Bitcoin, come migliorarlo nel tempo, come portare avanti il suo sviluppo, il suo impatto energetico e il potenziale futuro che questa tecnologia e questo asset può avere. Iniziamo subito con qualche highlight dell'evento. La prima che ha parlato è stata Katie Wood, che si è focalizzata appunto sul topic della disruptive innovation, quindi tutte le novità che Bitcoin può introdurre, il fatto che per la prima volta abbiamo, l'ha definito in questo modo, a rules-based monetary system, ovvero un sistema monetario non più basato su banche centrali che controllano l'emissione e controllano di fatto la moneta stessa, ma di una moneta governata da matematica, da regole, da algoritmi, e pertanto per la prima volta non suscettibile a errore umano, a modifiche, insomma così come è scritto sarà, e pertanto di cui ci si può, possiamo dire, fidare. Il grosso potenziale che c'è in Bitcoin, soprattutto da un punto di vista di investitore, secondo Katie Wood, è il fatto che è poco compreso e quindi si crea un gap importante che pone da una parte coloro che non si sono abbastanza interessati, non l'hanno ancora studiato e ne rimangono fuori. Dall'altro, chi ci vede il potenziale e ci investe, secondo Katie, è in grosso vantaggio proprio come investitore, perché una volta che arriveranno tutti gli altri, sicuramente sarà il suo valore sarà aumentato notevolmente. Poi è passata la palla a Elon Musk, che ha preso un po' in mano la situazione, era anche lo speaker più atteso, e ha iniziato dicendo che conosce un po' il mondo della moneta da tempo. Lui è il fondatore di PayPal, ricordiamoci, e lui guarda a Bitcoin soprattutto come un sistema di gestione di informazioni, cioè vede le transazioni, la moneta, come una forma di informazione.
Secondo lui, una delle grosse evoluzioni che Bitcoin sta avendo è Lightning Network e in generale i Layer 2, che sono fondamentali per farlo scalare e per farlo diventare poi un sistema di pagamento accettabile e accettato worldwide, quindi a livello appunto mondiale. Si è definito un supporter di Bitcoin, a favore di Bitcoin, l'ha detto espressamente, e ha ammesso che sia lui che Tesla che SpaceX possiedono Bitcoin. Non solo, lui possiede anche un po' di Ether e un po' di Doge. Non che ci sia da stupirsi di questo. Poi la parola è passata a Jack Dorsey, che è un cypherpunk, si definisce in questo modo, già da tanto tempo. Lui vede, ha visto, la natura fortemente predatoria di molti network, molte reti, come le reti di pagamenti tradizionali con mille intermediari, le reti che comunque cercano in qualche modo di sfruttare i dati delle persone, e Bitcoin ha il potenziale di sovvertire questo schema, perché di fatto disintermedia completamente. La community, secondo Jack, è un valore inestimabile per Bitcoin. Ci ha visto lo stesso potenziale e la stessa voglia di fare rivoluzionare della community degli albori di internet, per fare giusto un paragone. Poi la parte successiva del discorso di Jack è stata un po' all'insegna del Bitcoin changes everything. Quello era un po' il topic della seconda parte appunto del suo discorso. Cos'è che cambia? Beh, innanzitutto tutto il sistema monetario, che come dicevamo prima non si basa più su una banca centrale ma si basa su regole e su un network decentralizzato, dove tu non ti devi fidare, you don't have to trust, you can verify, ha detto, non ti devi fidare di qualcuno che dice che i tuoi soldi ce li hai tu, che valgono tot, che la transazione è andata a buon fine, eccetera, ma tu puoi verificare il codice sorgente di Bitcoin, puoi verificare che la transazione è effettivamente stata fatta sulla blockchain, insomma non c'è qualcuno che te lo dice e tu ci credi, ma tu stesso puoi verificare. Grossissimo cambio di paradigma. Non è controllata da banche, stati o aziende. E poi ha raccontato un aneddoto. Ha detto di aver conosciuto una ragazza etiope che aveva un progetto di costruire un equivalente di Lyft, che è una specie di Uber, vedetelo in questo modo, in Etiopia per l'appunto, ma non ci è riuscita perché lì mancano quelle infrastrutture di pagamento elettronico. E ovviamente per pagare le corse non è che puoi, cioè visto che comunque utilizzi un'app come strumento di prenotazione e gestione della corsa, anche il pagamento deve avvenire, per tutelare anche colui che ti porta e tutto quanto il sistema, deve avvenire in app. Non essendoci un sistema di pagamenti elettronici, un'infrastruttura adeguata, purtroppo non è riuscita a farlo. Ecco, lui ha detto Bitcoin fixes this, perché per l'appunto è mondiale, non ha barriere ed è utilizzabile da chiunque banalmente abbia una semplice connessione a internet. Poi il discorso successivo è stato molto interessante perché è passata di nuovo la parola a Cathie Wood e il topic era il ruolo di Bitcoin. Qual è appunto il ruolo di Bitcoin nel presente e quale può essere nel futuro? Secondo Cathie, al momento Bitcoin, come ha già detto anche in precedenza, l'ha ribadito, è il primo sistema monetario basato su regole e sulla matematica, quindi su un qualcosa di cui in qualche modo appunto ci si può fidare. E dice, ha un triplice ruolo, store of value, quindi la classica riserva di valore, means of exchange, quindi uno strumento di scambio, un qualcosa che ha un valore e dai in cambio di qualcos'altro per fare una transazione, uno scambio, e poi ha usato il termine unit of account, che di fatto è un po' come dire una moneta, un'unità di valore, ecco, un qualcosa che appunto contabilmente puoi scambiare con beni e o servizi. Poi le hanno chiesto, ma quanto può essere grande questo, quanto può diventare grande? E lei ha risposto, beh, quanto è grande il sistema monetario statunitense? Anche lì in tono molto molto provocatorio. E infine lo ha definito un hedge, una copertura, contro sia l'inflazione che la deflazione. È molto bullish Cathie Woods. Poi la domanda successiva è stata rivolta ancora a Elon Musk e gli è stato chiesto, ma Bitcoin può diventare un contante peer-to-peer, un peer-to-peer cash? E Elon ha detto, beh, al momento non ce la fa perché
non scala abbastanza. È necessario un layer 2 che gli permetta di avere la performance, la velocità, le fee sufficientemente basse per poter avere un'applicazione del genere a livello mondiale. Ha fatto l'esempio di Lightning Network, che però anche lui ha ancora tanta strada da fare. Poi ha detto una frase che è piaciuta molto, ha detto "I might pump, but I don't dump". Ha lasciato intendere, insomma, che lui gli hanno detto "Eh sì, tu però pompi e dampi, fai un po'... passi da una parte all'altra", e lui ha detto "no, a me interessa più che altro pompare", penso che voglia dire che lo vuole detenere comunque più a lungo. Poi gli hanno chiesto in maniera ironica "ma un full node in Starlink ce lo mettiamo?" Beh, Starlink è il suo sistema di satelliti, una specie di cintura di satelliti che dovrebbe andare a dare una connessione internet a livello mondiale proprio con derivazione satellitare, e lui ha detto "beh, magari se c'è bisogno di un riscaldamento nello spazio si può utilizzare un nodo di mining di Bitcoin, Ethereum o Doge". E a proposito di Doge ha parlato ovviamente anche di quello, dicendo che la community è molto irriverente, molto simpatica, e lui ama molto i meme e questa situazione qua. E poi ha detto "sarebbe molto ironico se Doge da meme diventasse una world currency". Vabbè, ve la lascio lì. Il discorso è poi continuato con quello che forse è stato uno dei topic più interessanti: Bitcoin e impatto energetico. Il topic è stato sollevato nei recenti mesi, soprattutto proprio da Elon Musk, quando ha detto inizialmente Tesla accetterà Bitcoin come forma di pagamento per le auto, e poi si è rimangiato la parola dicendo "no, non lo accettiamo più perché è troppo inquinante, ha impatto negativo per l'ambiente", per poi ritornare ancora un po' indietro sui suoi passi parzialmente, dicendo "le cose stanno un po' migliorando, quando Bitcoin sarà almeno per il 50% sostenuto, intendi il mining, da energia rinnovabile, allora lo accetteremo di nuovo". E quindi c'è stata una parte del dibattito dedicata a questa, dove è stato chiesto a Elon "beh, come vedi la situazione energetica?" E lui ha detto "beh, c'è palesemente un trend positivo, ovvero le cose stanno migliorando, c'è una maggiore attenzione riguardo all'impatto energetico del mining, la Cina, l'estromissione della Cina anch'essa impatta ovviamente in maniera positiva", e ha confermato che Tesla riaccetterà Bitcoin nel momento in cui ci sarà almeno la metà da fonti rinnovabili dell'energia utilizzata. Poi KTV ha fatto notare a Elon che lei e Square, quindi Jack, hanno fatto un paper proprio dedicato a questo, dove hanno descritto la possibilità di rendere Bitcoin anche un incentivo a utilizzare più fonti rinnovabili. E Elon ha controbattuto dicendo "sì, comunque ci vogliono sempre le batterie", ha tirato in gioco il discorso delle batterie, dicendo che le semplici fonti eolica e solare, ad esempio, al momento non basterebbero. Jack ha detto poi che Bitcoin, secondo lui, è un grosso incentivo al momento a sviluppare e investire in energie rinnovabili e anche in innovazione in generale. E alla fine Elon ha concluso dicendo "beh, Bitcoin non è che deve essere pulito come la neve", ha detto, "ma non deve neanche essere sporchissimo utilizzando le peggio fonti energetiche come quelle a combustibili fossili e il carbone". Poi il topic successivo è stato su quello che può essere il ruolo per ognuno di loro dei partecipanti riguardo a Bitcoin. Katie ha detto che ARK, quindi la sua azienda, punta a due cose soprattutto: la democratizzazione e la trasparenza, e dice che secondo lei quindi ARK condivide il DNA per l'appunto di Bitcoin. Secondo lei motiva questo dicendo che sia la trasparenza che la distribuzione della ricerca, la decentralizzazione, democratizzazione appunto dell'informazione e della ricerca è di aiuto per tutta la comunità. Il ruolo invece che Jack ha sostenuto avere lui in prima persona e con le sue aziende ovviamente è spingere ancora di più verso la decentralizzazione, e ha citato Blue Sky, che vuole essere una nuova azienda di social media decentralizzata, quindi che va a togliere quello che è il topic del monopolio dei dati, anche quello tanto dibattuto, e va a ridare un po' all'utente la proprietà dei dati stessi.
Poi Elon a Jack ha ribattuto a questa frase dicendo: beh, far sì che coloro che cercano pubblicità, che vogliono acquistare pubblicità, accettino Bitcoin sarebbe un ottimo passo avanti, sarebbe molto promettente. E per concludere, Elon ha detto che secondo lui le cripto comunque miglioreranno il futuro delle persone, soprattutto perché avranno un effetto potenziante sull'individuo rispetto al governo, contro il governo. Contro non inteso proprio come opposizione, ma proprio intendendo che l'individuo diventerà più potente di quanto è adesso rispetto alle grandi entità e appunto ai governi. E ha concluso dicendo che il governo è soltanto una corporation, quindi è come se fosse una grande azienda, anzi, ha aggiunto, è l'azienda più grande di tutte e ha un monopolio assoluto su buona parte dei diritti della sua popolazione. Questo è un po' il succo di quanto è stato detto, non so se mi sono perso qualcosa, aggiungetelo nel caso voi nei commenti. E vi chiedo, cosa ne pensate di quello che è emerso ieri? Pensate che ci sono degli spunti di riflessione interessanti? Sono stati discorsi fine a se stessi? E secondo voi, quale può essere realmente il futuro di Bitcoin e delle cripto? Fatemelo sapere. Io vi auguro una buona serata, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!